Buonasera, e ben trovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato e creato da Marco Paccagnella. Questa sera al mio fianco, alla mia sinistra, eh, torna un grande amico di Driver che sicuramente ricorderete perché ha condotto tutta la scorsa... Edizione di Driver con noi, alla mia sinistra, è un piacere averti con noi, Oscar Valugani. Grazie, grazie Corrado. Io ho ricominciato. Buonasera a tutti, eccoci qua ancora una volta con Driver TV, ospite ah. questa sera, Corrado. Oh, <ride> bene, io, io ci, facciamo, eh, ci spalleggiamo. Ci spalleggiamo. Sì, sì. Grazie Oscar sì. sì. innanzitutto sì. per essere Pre, tornato carino, con noi, è sempre grazie. un piacere di averti in studio con noi. E perché abbiamo Oscar al mio fianco? Eh, non lo so, me lo sono chiesto anch'io. Ce lo chiediamo. <ride> Eh, magari qualcuno di voi si sta chiedendo se il buon pacca è in vacanza con la o propria famiglia o è malato <ride> oppure magari sta facendo qualche rally in giro per l'Italia e oh, non ci certo. ha detto niente in realtà no, questa sera parleremo eh, di un pilota che sicuramente i telespettatori di Driver conoscono abbastanza bene per presentarlo io vorrei dare due o tre note che magari alcuni di loro non conoscono giusto lo presentiamo così. Vai. Fin dai 19 anni pratica ginnastica artistica e diventa vice campione italiano a squadre. Dal 1989 al 1991 passa alla disciplina trampolino elastico vincendo per tre anni consecutivi il titolo italiano debutto automobilistico nel 1988 dal 1990 al 1996 prova anche a fare il navigatore, torna poi subito a fare il pilota nel 1996 e dal 1999 inizia il suo sodalizio con la Mitsubishi. Al suo attivo ha più di 170 gare e ad ogni gara la sua passione aumenta con noi questa sera in studio. Marco Pacagnella. Buonasera a tutti, e come qua, dalla parte, <ride> dalla parte rovescia, dalla parte dell'ospite. Dell anche perché dopo quasi 150 puntate di driver, eh. finalmente riusciamo a fare una puntata dedicata a te e alla tua carriera. Eh. Va bene, dai, ci sta, dai, ci, ci sta ci sta. Assolutamente. Non sei da solo no. questa sera, sei con l'immancabile navigatore <ride> che ormai da 4 anni questa parte ti affianca in tutte le gare. Sopporta. Ti sopporta, anche <ride> direi e che ha attributi da vendere perché dicevamo prima nel backstage per starti vicino ci vuole davvero bisogna essere almeno folle quanto te e soprattutto più, bis bisogna avere più. anche dei grandi, <ride> dei grandi attributi più di 40 gare da navigatore dal rally round di Selvino del 2013 compagno in separare il pacca con noi Davide Bozzo grazie buonasera buonasera Davide confermo <ride> che bisogna essere più folli <ride> Allora, io cedo subito la palla ad Oscar, che così magari entriamo un attimino nell'ultima gara che, ha, che hanno corso insieme il, il del Casentino. Sì, sicuramente ecco, io direi, visto che il calcio è il, lo sport nazionale, ci palleggiamo un po' la palla Passo. così almeno andiamo a fare qualche bel cross, e qualche assist ai nostri, ai nostri due ospiti. Chiaramente io Marco Pacaniello lo ricordo sin da quando eh, era ginnasta, <ride> per poi diventare navigatore, poi in seguito pilota. E ti dico la verità. Molto Onestamente, non perché lui è qui, ma io lo ritengo il miglior pilota lecchese eh, nel mondo dei rally, senza nulla togliere a tanti amici che conosco e che apprezzo lecchesi alla guida chiaramente di auto da rally. E eh, devo dirti che questa escursione di Marco è stata sempre in progressione, come ama fare ultimamente le gare, perché a volte è lì vicino al podio e poi nelle ultime gare, nelle ultime prove speciali, cosa fa? la zampata vincente, mette fuori causa altri e si porta sul podio, come è capitato a Lecco, come è capitato al Redi del Casentino, che tu hai già citato, eh, dove chiaramente dietro le macchine ufficiali c'era la loro auto. E quindi onore e merito di questo. Quindi voglio farvi solamente una domanda. Ci sono rimpianti per questo Casentino targato 2017 oppure solamente belle soddisfazioni e sorriso 32 denti per entrambi? Allora, sorriso 32 denti, ovviamente, perché vabbè, gara Casentino che io adoro, visto che sono 12 edizioni a cui partecipo, eh, ce l'ho nel cuore anche perché giustamente nel 2010 l'ho vinta assieme all'amico Bienemino e quindi mi è rimasta proprio nel cuore. Quest'anno la gara è andata proprio bene. Io ero un po' eh, diciamo, all'asciutto da, da macchina da VRC. Ho corso con la Focus della BDL Motorsport, eh, quindi mi, ha dato che mi hanno fornito una vettura veramente competitiva. Ovviamente il mio feeling con la macchina è migliorato di prova in prova, però l'ultima volta che ci ero salito su questa vettura era a dicembre a Ron di Servino. Quindi. Avevo sei mesi di inattività, dovevo togliere della ruggine, malgrado appunto come hai detto c'è stata la gara a Lecco, ma ho corso con la Mitsubishi. Quindi nessun rimpianto, anzi sono veramente contento, eh, secondo me siamo andati forte. Eh, anche perché, tutto sommato, guardando la, sulla somma dei tempi, alla fine della fiera abbiamo preso poi un secondo al chilometro dall'assoluta e l'assoluta l'ha fatta un certo eh, Luca Rossetti, che è sì, stato due, campione. Campione, due volte campione europeo, campione italiano e chi ne ha più ne metta. Quindi posso essere solo soddisfatto della, della nostra performance in, in questa gara che è molto difficile. Calcoliamo che è una gara che si corre a luglio, per cui temperature molto alte in macchina avevamo circa 60-70 gradi e era veramente difficile mantenere la concentrazione per tutta la giornata. Una, una gara molto lunga perché 145 km di gara con l'ultima prova, la discriminante che è quella che diciamo, muove sempre la classifica, la cosiddetta, la famigerata prova di talla da 36 km che veramente sono 36 km da fare quasi tutti d'un fiato. Con vari cambi di ritmo, quindi posso garantire che non è stato facile portare la macchina in fondo, soprattutto senza neanche un minimo problema. Cioè, il team ha, ci ha dato a disposizione una vettura veramente competitiva e questo li ringrazio sempre di cuore. Eh, il mitico Silvio Lazza eh, chiamato Houston dagli amici, dà da, da sempre al massimo. Cioè, è quasi bravo, eh. <ride> la risposta <ride> <che> <ride> viene perfettamente settimana prossima ti faccio sedere di qua e complicissimo <ride> okay. perché mi sembri piuttosto bravo, sì, sì. <ride> sì senti, tu hai parlato un po' di, di queste vetture che ti sono state davanti. Definirti: poi ti cedo la parola Vai, giustamente: no, Oscar, definirti il pilota privato più veloce del gruppo. È una. Forma che ti eh, può calzare sei troppo buono, nel senso <ride> che non, eh, di piloti privati c'erano ce altri, nel senso cresci, eh, dal ponte, via dicendo, eh, persone che comunque hanno un feeling diverso anche perché per loro era la terza gara, la terza gara di campionato IRC. Quindi avevano già un po' di chilometri sulle spalle. Quindi mh, loro non sono dei piloti professionisti, cioè siamo tutti dei diciamo dilettanti. Eh, Poco sprovveduti. Dai. Poco sprovveduti, <ride> ovviamente. Il, diciamo chilometri sulle spalle ne abbiamo parecchi tutti. Per cui, come ripeto, eh, sono veramente soddisfatto del, del risultato che abbiamo ottenuto. Allora sentiamo anche Davide, <ride> capiamo come è andata per te invece ma, la. Bene o male ha già detto tutto quanto ma quello che guadavamo di più noi non era tanto mh, la classifica assoluta, ma bene o male i nostri miglioramenti, i nostri distacchi chilometrico, quanto riusciamo a fare meglio rispetto agli altri, quindi che distacco riusciamo a prendere. E soprattutto anche in relazione ai tempi fatti negli anni scorsi. Una bella soddisfazione è stata quella di abbassare pressoché quasi tutte quante le prove speciali rispetto alle classifiche che abbiamo visto dal 2010 fino al 2015 quando Marco ha corso sempre col VRC. Quindi più o meno macchine parificate. Soddisfazione, soddisfazione anche perché è una delle gare più belle in Italia, una delle gare diciamo anche più due e arrivare fino in fondo e fare la tala, come diceva prima lui, è una bella soddisfazione. Eh beh, decisamente direi, direi di sì. sì. Quindi sì. la gara con la sfida con voi stessi è stata vinta. Sì, insomma, sì, sì. Noi nuovo... non, avevamo, non dovevamo dimostrare nulla, dovevamo divertirci e così è stato. Abbiamo portato in fondo la macchina, abbiamo fatto dei bei tempi, quindi questo mi, mi rincuora che tutto sommato non mi sono dimenticato come si schiaccia l'acceleratore <ride> e questa è la cosa più importante. Eh, direi, proprio, direi proprio di sì. Senti, Davide, posso? Sì. Oh. Allora, cosa significa fare il navigatore di Marco Pacaniella? Significa avere sangue freddo <ride> sangue freddo sia con Marco sia con qualcun altro ovviamente eh, quando sali con Marco quindi su determinate macchine che possono essere le, le VRC devi essere lucido perché se comunque hai delle, delle titubanze non riesci a essere sempre sul pezzo rischi comunque sia di compromettere la parte della gara o anche avere dei rischi maggiori rispetto ad altre vetture poi stare di fianco a Marco Pacaniello vuol dire eh, realizzare quello che il pilota che andavo a seguire negli anni 90, quando io seguivo le prime gare. Non dire così che mi sento ancora più vecchio. No, 20 no, 20. no <ride> sei esperto diverso. 97, diversamente giovane. Diversamente, diversamente, diversamente giovane, esatto. Mi ricordo negli anni 97, 98, quando con i miei amici mi portavano a vedere le, le gare di Rally, seguivo lui e qualche altro pilota. Poi nel 2013 sono salito di fianco. Beh, Marco, tu hai avuto due grandi amore, realisticamente parlando, la Mitsubishi e ultimamente le Ford. Esatto. Che differenze eh, trovi tra queste vetture sì. e che analogie ci sono? L'analogia principale è che sono turbo e quattro ruote motrici, le differenze sono abissali. Perché eh, certo. La Mitsubishi è un gruppo N, quindi turismo di serie, quindi un cambio ancora ad H a griglia, eh, sia in nesti frontali ma ad H, eh, dei differenziali con delle e freni se, semi di serie. L'amore C è quanto di meglio ci possa è essere. Eh, chiamiamola la Formula 1 dei rally, eh, quindi il top dei top. Eh, penso che per ogni pilota di rally avere la possibilità di poter correre con amore C sia un po' il sogno di tutti. Senti, dandomi questa risposta, tu hai praticamente detto di aver corso con due generazioni di vetture da rally completamente differenti. Ma i risultati, poi, al di là di tutto, sono sempre gli stessi. Si è sempre lì davanti. Ah, fortunatamente diciamo, mi, mi arrangio abbastanza bene e quindi mi, mi permette di riuscire a sfruttare al meglio le mie, le mie capacità di sentire la macchina e riuscire a utilizzarla al meglio possibile. Eh beh, io invece ho una domanda per, per Davide. La prima cosa che, che mi chiedo ogni volta è: devi essere pazzo veramente? Per, <ride> ma, Tutti. Ho, ho visto il vostro camera card di, di Lecco, l'ultima prova che avete fatto. È davvero, a parte che mi ha colpito davvero, a parte il fatto delle, delle note, il modo in cui dà le note, perché c'era proprio una grinta, c'era proprio qualche cosa in più. Sembrava quasi che fossi tu a spingere la macchina. Sì, eh? sì, sì. Assolutamente. Sembrava. Due o tre secondi, grazie <ride> a, ai suoi incitamenti. Hanno, sono serviti per tenere il piede più a fondo ma infatti la cosa che più mi ha colpito è stata proprio questa grinta e prima prima del backstage mi raccontavi proprio che tu usi una tecnica tutta tua per, per allora, dare le nota in un certo ehm, modo sicuramente una gara con il ritmo che viene tenuto all'eco è un po' difficile a mantenere da tutte e due le parti perché comunque sia si va oltre il limite oltre il limite mio perché comunque sia devi completamente staccare il cervello più di quello che fai normalmente devi, devi esagerare perché se vuoi ottenere un risultato devi fare sempre un qualcosina di più quello che parlavamo prima mh, io ho guardato migliaia migliaia di camera cari, e mani. quindi cerchi sempre di rubare qualcosa da chiunque eh, hai guardato qualsiasi camera car hai guardato dal mio professionista al mh, navigatore normale come sono io anche da tanti esteri perché dal, da un camera car di un pilota mh, che potrebbe essere un finlandese piuttosto che un in inglese, magari non capisci bene cosa gli sta indicando, però vai a intuire la tipologia di intonazione di voce, quindi quello che utilizza sempre per ogni diversa tipologia di curva. Da lì ho capito, se io utilizzo la stessa tipologia per sempre la stessa curva, a lui arriva un messaggio più veloce e questo può cercare di dargli una mano a capire prima che tipologia di curva ha abbiamo svegliato anche a tutti gli altri navigatori Adesso ti rubano qualche secondo la prossima, la ben prossima. volentieri io sono ben contento anche perché vabbè, è, diciamo, il bello delle gare è giocarsela fino in fondo poi chi ha diciamo chi fa meno errori e chi va più forte poi chiaro, vince chiaro, chiaro. allora tu Oscar lo sai bene il timer dice zero, zero. e quindi dobbiamo dare la linea alla regia restate con noi perché stasera è davvero puntata speciale sempre sul divano sempre con le cinture di sicurezza allacciate Salciate. torniamo fra pochissimo con Driver Di nuovo in diretta con Driver TV, bentornati. Questa sera abbiamo tanti ospiti e tanti amici <ride> di Driver. Alla mia sinistra non c'è Marco Pacagnella, stasera c'è Oscar Malogane, Quindi, già per questa puntata da seguire grazie. fino in fondo, assolutamente grazie ancora per essere tornato. L'ospite d'onore questa sera, la guest star, è Marco Pacagnella che è seduto dall'altra parte insieme al nostro Davide Bozzo. Bentrovati e bentornati, davvero grazie. in diretta con noi. Eh, io volevo fare un giochino, l'abbiamo fatto qualche mese fa con dei grandi del rally, quindi lo volevo fare anche con voi due, anche perché fate le stesse gare. Le, le vivrete in maniera, maniera diversa. completamente diversa. Quindi volevo fare l'intervista doppia. Qualche mese fa l'abbiamo fatta tripla, stasera È la doppia. facciamo doppia. Domande secche, risposte secche, velocissimi, proprio vi rubo 5 minuti e poi torniamo a parlare di cose serie. Andiamo, parte chi... Parto io, Marco, e poi Davide. Ok, parto. Vado. Nome. Marco. Davide. Cognome. Paccagnella. Bozzo. Soprannome. In pacca. Diciamo Ettore, <ride> <ride> Ettore poi, ti spiegherai poi perché. Eh, quanti rally hai corso? Circa 170. 40. Ti ricordi qual è stato il primo e con quale risultato hai concluso gara? Allora, finale? slalom Alpe del Vicere, 127 sport by conti, terzo di classe. Tu, Davide? Prealpi Oeobiche 2012, 106 gruppo A, secondo di classe. Ti ricordi quanti ne hai vinti? Sette. Eh, Sette assoluti. Uno. La vittoria più bella? Beh, la vittoria più bella è la prima che non si scorda mai. E poi c'è Casentino, c'è Selvino, eh, ce ne sono tante. Tutte le vittorie sono belle. Chiaro, chiaro. vittoria non è solo il primo posto. Potrebbe essere il Selvino, come anche il Lecco di quest'anno, piuttosto che il, il primo Selvino che ho fatto, che è stata una soddisfazione. Chiaro, quindi sono vittorie assolute, sì, ma vittorie, piccole vittorie. Soddisfazioni soddisfazione contro se stessi. Il rimpianto più grande invece, la gara che era Lili e poi invece... Eh, un... Abeti 2008, eh, che eravamo secondi assoluti, ce la stavano giocando e ho lasciato due ruote su un muretto. Ecco. <ride> per te Davide. Eh, Casentino 2014, una rottura ci cioè, ha fermato subito all'inizio dopo la partenza, prima sì. della gara. Grande rammarico, mm. immagino. Da più tutto, fai nulla: niente, eh, niente zero. zero. Chi ti ha trasmesso la passione per, per i rally? Mm. Allora, eh, la passione per i rally mi, mi è venuta fuori da, da sola: nel senso che io ho iniziato a frequentare l'officina dell'amico dell Franco Conti, e da lì, quando ero ragazzino, che bigiavo tra virgolette scuola, andavo in officina, e da lì basta: è partito l'Embolo e siamo qua ancora. E siamo ancora qua. E te, Davide. Ma chi mi ha trasmessa, l'ho scoperto dal nulla. Mi hanno portato a vedere lo slalom del, del piano ancio. Quando ho visto passare le prime macchine, ho capito che c'era qualcosa che. Mi trasmetteva un qualcosa di diverso dal solito. Qualche emozione? Sì, qualche diversa, emozione diversa, strana, e da lì poi sono andato a fondo. Mh, e, e mi via. sembra tanta passione, perché, da come raccontavi prima, le Abbastanza. note Pare, parecchia, parecchia. parecchia. La tua auto l'auto da rally preferita. Eh, vabbè, ovviamente la Focus che uso tuttora, però se, se guardiamo indietro, un po' tutte le macchine che ho utilizzato, che ho utilizzato? la Subaru Gruppo A, la Delta Gruppo A, eh, l'Exara 206, 112. 112. <ride> andiamo indietro di qualche anno, esatto? Eh. Per te, Davide, la preferita? Eh, preferita? Allora, tutte le macchine sono belle perché ti trasmettono delle sensazioni differenti, lasciando stare le VRC che sono assolute, io direi che una Mitsubishi evo 9 ti trasmette tante sensazioni. è una sia, Sì, perché è una macchina stradale mh, con molta potenza che comunque sia mh, nelle varie curve ti fa capire eh, cosa può arrivare a fare ti fa capire qual è il limite massimo e se non la guida al limite non vai. Chiaro, deve essere sempre così. Allora adesso moglie permettendo, visto che donne e motori eh, non possono essere scendibili, quindi dobbiamo per forza parlarne, la tua donna dello spettacolo preferita. Eh, Belen Rodriguez l'ho già sentita. <ride> <la musica. ride> ah, io sono d'accordo in entrambi i <ride> casi. Oscar, la tua? Ah, mi prendi il controlo? Eh, <ride> Federica Ciarelli. <ride> ah. chi l'ha visto? <ride> Oscar è sempre il numero oh, chi uno. Chi l'ha eh. vista? <ride> ecco, non potevo essere così, eh? <ride> Allora, dovresti scegliere tra donne e motori? Questa poi la tagliamo così le mogli non sono... Motori, motori. Motori, motori. motori. Okay. Se lui dice motori dico donne. Perfetto, così è vero. Le abbiamo tutte e due, e le portiamo a casa tutte due. e due. Non gioia dolori. doloria. E qui andiamo invece sul pilota da Rally preferito di tutti i tempi. Ma eh, Vabbè, per, per, diciamo, per avere un thread union, visto che faceva ginnastica anche lui, Sebastian Leb. Mm -hmm. Un, una, feeling un feeling particolare eh, non, non c'entra niente lui faceva un altro sport la ginnastica la facevamo insieme per il resto faceva un altro sport <ride> <ride> per te Davide? Tommy Machinen ok e adesso quindi entriamo invece nel personale cos'è l'ultima cosa proprio l'ultima l'ultima cosa che fai prima di partire cioè prima di iniziare una gara allora prima di cominciare allora prima del palchetto o prima della prova speciale? no no prima proprio di cioè, partire proprio... cioè in grane parte si parte l'ultima allora, cosa che fai a cui pensi no pensi che... allora solitamente una volta che eh, sei pronto sulla linea di partenza ti concentri almeno per il primo tratto di strada per ricordaltro poi la, la se il secondo attimo di concentrazione va se tutti i sistemi elettronici sono inseriti e poi via eh, spegni il cervello e vai quindi concentrazione <ride> sì, e esatto. via si parte trovare la concentrazione di pensare solo esclusivamente a quello che devi fare perché se hai un attimo di pensare a qualsiasi cosa esterna rischi di perderti rischi di della concentrazione quindi concentrati eh, il esatto. pensiero sì. e la prima cosa invece che fai alla fine della gara quando sì, ormai gara è una bella birra birra una bella, bella fresca o <ride> <ride> un prosecco eh, se, se non trovi il prosecco giusto allora va bene la birra se no preferisco un prosecco eh beh, ognuno le sue grigi sfuma la sigaretta esatto. anche 3 o quattro sigarette eh, voi invece la birra ognuno vedi che ha la sua eh, questa è una domanda vediamo come rispondete qual è la vostra trasmissione televisiva che parla di motori preferita Osti, Ti lascio qualche seconda per, eh, per in pensare. Inizia con la D. Driver <de> TV. <ride> Forse Driver <Mi> TV. <ride> <ride> no, ovviamente stiamo eh, scherzando. Adesso invece una domanda seria. Uno, Massimo, due consigli da dare a qualcuno che sta per iniziare la propria carriera nel mondo dei rally. Allora, eh, Sicuramente trofei promozionali. Eh, L'altra volta abbiamo parlato con Renzo Magnani. Quindi sì. avere la possibilità di andare a fare Italia Talent che sicuramente dà un primo imprinting. Eh, a tutti diciamo, i possibili talenti. Poi chi ha la fortuna già di cominciare a correre, eh, scegliere macchinette piccole, gare fuori dalla propria provincia, quindi eh, in altre mm -hmm. province e fare esperienza, chilometri, chilometri senza guardare le classifiche. I tempi Basti. poi arriveranno. Okay. Confermo, perché se corri sotto casa tua hai la pressione dei parenti, hai la degli amici, hai la di qualcuno che ti venga a vedere, vai a correre lontano. Macchine piccole, la classifica la guardi a fine giornata. Non guardando chi hai davanti, ma i miglioramenti che hai fatto te durante la gara. E poi tanta passione, perché senza quella non vai da nessuna parte. Quella spesso esatto. sia la, la cosa più importante. No, ci cioè Oscar, Quindi, cosa dici? Sono, sono stati piuttosto molto, bene. Sono molto stati sinceri, molto sinceri, molto veritieri, perché eh, soprattutto nelle ultime domande hanno espresso la loro grande, eh, il loro grande amore per il mondo delle corse il mondo dei motori. Eh, mi è piaciuto intanto Davide per quello che ha detto, le gare sotto casa, anche Marco ovviamente, non vanno mai fatte. Questa è una cosa molto molto veritiera. Bisogna stare lontani da casa per avere chiaramente. Sì, effettivamente. Sotto casa hai parecchie sì, agitazioni. La pressione, la pressione, la pressione tensione, gli amici, i conoscenti, mm, sì. devi per forza far risultato e invece quando devi fare esperienza il risultato non devi neanche cioè, sì, devi è neanche guardare. devi guardarlo un, arrivo C'è anche un detto che dice che è difficile fare il profeta in patria. E il no, mondo del rally secondo sì, me è, è molto, sì. molto veritiero. È molto più facile sbagliare in casa che sbagliare alle, fuori, fuori provincia. Anche perché appunto il, il fatto di voler fare bella figura esatto, ti porta ti magari ti porta a fare l'errore. Esatto, porta a esagerare, a fare degli errori di valutazione o di non valutare precisamente determinate curve, determinati pericoli. Che, che poi in gara ti, ti possono trarre esatto. in inganno. Può essere anche una stupidata, ma se sei sul percorso e se sai che a quel tornante, cioè quel tuo amico piuttosto che il tuo conoscente, tu pensi la strada ad arrivare a quel tornante lì per poi cercare di salutarlo, cercare di guardare dov'è che si certo, no, è messo. Se vero. sei completamente estraneato. Riesce a bere qualcosa sei bene. più concentrato e quindi è più facile che arrivino i risultati esatto. senza strafare solitamente quello che diciamo che settimana scorsa certo. è, è, è più facile è che è arrivi è più facile il risultato se tu guidi in maniera serena e tranquilla che essere agitato e voler dimostrare al mondo quello che vali eh, se pensi di far così ovviamente non riesci a fare niente, se invece sei sereno e tranquillo vai due volte più forte secondo me sai cosa mi viene in mente? Di fare una domanda a Marco quante volte hai vinto l'eco scusa? <ride> <ride> Beh, il Lecco è, penso è la, gara che, di casa. la gara di casa, ma penso Chiaro. che vada a stravolgere quello che abbiamo appena detto. Anche perché in 13 edizioni a podio sono arrivato 12, 12 volte. Sì, sì. Per cui direi che. Tutto quello che abbiamo detto direi sono direi sono esatto. Esatto. Tagliamo, fate come dico non che Fate quel dico, ma non quel che faccio. Che mi suggeriva. Eh, ecco perché era una domanda mirata. Grande, Oscar. Allora, lascio continuare a te su qualche domanda. Allora, stavamo parlando del Casentino, il Casentino l'abbiamo la, più o meno visto e rivisitato, l'altra gara era quella del Rally di Lecco, Rally appunto. Di Lecco. Sì, sicuramente, gara di casa che ovviamente è, è, è la gara che, che dice tutto, anche perché si è visto Marco Pacagnella eh, con tanta grinta, eh, con tanta voglia di far risultato, anche se chiaramente era consapevole che per il gradino più alto lui era già tagliato fuori. Non, non siate no, no, eh, assolutamente eh, sì. Ecco, eh, mi situazioni. sarebbe piaciuto visto che era il ventennale della gara io la prima edizione l'ho vinta, mi sarebbe piaciuto ripropormi, Bissario, bissare. Di, no, certo. di però, si festeggiano i 25 anni, ah, vabbè, okay. <ride> 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 però sapevo che sarebbe stato molto, molto difficile con un Vitalini in forma. Con una macchina che lui conosce molto bene, certo. anche perché è la sua vettura che usa sempre, per cui la sfrutta al 110%. Eh, mi ha sbalordito Gessa, che da, dalla Sardegna certo. è, è arrivato qua sulle prove che non conosceva, ok, che lui ha abitato qua in zona così, però non conosceva le prove. E quindi mi ha, mi ha sbalordito, è andato fortissimo e faccio i miei complimenti. Noi dico che abbiamo fatto una gara in crescendo. Anche perché era dal, appunto dal 2013 che non salivo sulla Mitsubishi e quindi ho dovuto fare tutto un riadattamento alla tipologia di macchina che, perché come dicevo prima appunto la, la Mitsubishi rispetto al C ha freni diversi, cambi diversi, motore diverso, è certo. tanto diverso. E quindi eh, pian piano ho dovuto migliorarmi, migliorare la macchina con, con il team. Ringrazio Ivano della FR Motor, New Motorsport. Lo puoi fare in che questa trasmissione, non c'è problema. Lo puoi fare in questa trasmissione? Non Che praticamente fare. man mano mi ha diciamo, aiutato a ottimizzare il sit-up della macchina per arrivare poi sull'ultima prova a riagguantare il podio. Senti Mitsubishi, che è sempre bella e piacevole da vedere, soprattutto quando ci sono queste derapate, che tu sei un maestro. Ecco, mi diceva mio figlio che è un grande appassionato di rally che c'è un video che è stato mh, migliaia e migliaia di volte visto e rivisto e considerato una delle più belle derappate in assoluto. Dove è stato fatto questo video? Io non lo ricordo, me lo dici tu. Allora, come dicevo prima dalla domanda che mi hai fatto del rammarico, a Beti 2008, mm -hmm. eh, praticamente era una prova di torri e quel video lì è stato proprio, erano due tornanti, uno dentro nell'altro e il passaggio è stato veramente diciamo notevole, infatti mi sembra che ha circa 60.000 visualizzazioni, più o meno su quello cipo. mi dice quindi Cristian, sì, sì, è, sì, sì. È, è piaciuto e spesso e volentieri sui social lo ripropongono, e è una cosa piacevole, grande soddisfazione, assolutamente, eh beh, assolutamente. Beh, direi di sì, il timer dice ancora zero, quindi dobbiamo fermarci per la seconda volta, sempre fermi sul divano perché ancora non abbiamo finito di torchiare il nostro pacca, restate con noi fino alla fine, di nuovo sempre sul divano, cinture di sicurezza allacciate, torniamo fra pochissimo con Driver TV. Bentrovati di nuovo in diretta con Driver TV, questa sera puntata speciale, puntata dedicata al nostro Pacca, quindi continuiamo a parlare allora fino adesso abbiamo parlato delle, delle sue prove in macchina delle sue gare il pacca non è solo quello il pacca è tante altre cose io ho imparato a conoscerlo in queste settimane tu lo conoscevi e lo conosci da tantissimo tempo eh, la cosa che a me ha colpito oltre al fatto di essere un grande pilota vabbia, adesso ne abbiamo già parlato quindi saltiamo al di là so che lui organizza e fa tantissime operazioni di beneficenza tra tutte ovviamente le Mickey Motor Day che è stato, è stato presentato la seconda edizione se non vado errato. Esatto. Proprio ad aprile, primi di aprile, esatto, dove tu eri presente tra l'altro, dove ero presente. Ma io voglio ricordare un, un inciso proprio nelle trasmissioni di Driver quando c'erano degli eventi a scopo benefico. Marco eh, dava proprio eh, la notizia di andare a vedere questi eventi. Portare chiaramente un piccolo contributo che sicuramente è una cosa positiva e questo denota anche l'animo gentile di Marco Pacaniera senza nulla togliere all'amicizia che ci lega ormai da tanti anni. Tu hai parlato giustamente del Mickey Day, Mickey Day che è un po' nel cuore di Marco Pacaniera, lo porta sempre con sé. Sulla vettura, eh, è stato vicino nei momenti difficili a lui e alla famiglia ed è stato tra i promotori proprio di questo evento che si ripete ormai eh, da, da due edizioni. Inizio, sì. E anno dopo anno questo evento è cresciuto. Pensa che lo scorso anno hanno fatto, secondo me, una cosa bellissima. Hanno portato un'auto eh, distrutta proprio nella piazza di Abbadellariana, che è il comune dove, dove risiedeva eh, Michele Barra, eh, hanno chiamato. La, eh, il, i vigili del fuoco con eh, un'autocisterna hanno portato un'autoambulanza e hanno simulato un intervento eh, sul posto con il taglio addirittura un'estricazione, bravissimo, del, sì. del tetto della, della vettura ad Arelli, da Rally, la vettura non era da rally, ma era una vettura classica. Eh, facendo vedere tutte le operazioni. Secondo me quella è stata la cosa più bella perché anche la gente che, eh, essendo vicino, non conosceva il grande lavoro che devono fare per togliere le persone all'interno delle auto ha messo in chiaro molte cose chi eh, chiaramente era all'altezza di capire l'ha capito spero che l'abbiano capito soprattutto i ragazzini i giovani neopatentati che eh, la strada non è la pista e non è la playstation quindi onore e merito a chi ha voluto questa iniziativa e che spero si ripeterà nel 2018 per la terza edizione anche se quest'anno avete portato, oltre che alle vetture da rally, anche lo spettacolo del trial acrobatico, avete portato le automobiline statiche, avete portato le auto nuove e vecchie. Insomma, una manifestazione che secondo me merita per lo scopo e soprattutto perché è il ricordo di qualcuno che non c'è più. Assolutamente sì, abbiamo fatto appunto questa, questa manifestazione assieme a Maurizio Vitali, eh, l'abbiamo promossa già dal da secondo anno e eh, grazie all'amministrazione comunale tutti gli enti diciamo, del comune di Abbadia al soccorso degli alpini di Mandello così eh, ci danno veramente l'anima perché si, si adoperano tutti perché questa manifestazione venga fatta in maniera eccezionale e così è eh, anche la parrocchia mette a disposizione il suo giardino eh, parrocchiale dove... Eh, fanno da mangiare, si dà da mangiare tutti, quindi è un momento conviviale dedicato in ricordo ovviamente di Michele, e però è veramente piacevole esserci e continuare a darsi da fare per farlo, anche perché poi tutto diciamo, quello che raccogliamo lo devolviamo, quest'anno lo, lo, lo devolviamo al Centro Oncologico Infantile di Milano, per cui eh, facciamo tutta beneficenza, non, eh, tutto quello che raccogliamo è dedicato a loro, diamo qualcosa a chi è, ben, è più sfortunato di noi ah, questo infatti Marco queste immagini ha hanno parlato da sole esatto, esatto guarda esatto, la gente esatto, che c'è guarda, guarda, esatto l'hanno messo cioè le immagini sono sono momento, giusto? ecco Marco però non è solamente beneficenza è anche spettacolo perché vederlo guidare sul ghiaccio oppure vederlo guidare ultimamente con il kart cross <ride> è una cosa un po' innovativa eh sì, è riduce da un'esperienza esatto esatto, esatto. domenica eh. sono stato invitato da, dagli amici della Planet Kart Cross Italia a provare un Kamikaze 2, che sono queste vetture motorizzate moto con circa 140 130 140 cavalli, 300 kg di peso, molto reattive, molto performanti a maggiora sulla pista di Rally Cross, è stato veramente divertente, anche perché chi vuol provare un'emozione forte in piena sicurezza, ovviamente, andare di traverso e lì ti posso garantire che lo scherzo dritto non tutela. ci sta mai, e, e vai forte perché un motore da moto su da, da 140 cavalli, quando metti giù l'acceleratore la, la macchina schizza via. Ed è propedeutico per diciamo, i ragazzi. Infatti, c'erano l'amico Michele Bormolini che si stava allenando per l'Europeo, che è stato qua. Eh, e e altri, altri due ragazzi che si stavano allenando, e veramente ti dà molta sensibilità che poi un domani puoi trasferire su qualsiasi campo, dai rally alla pista all'off-road, dove vuoi. Per cui chi vuol provare si metta pure in contatto con loro che sono, sono ben contenti di dare questa possibilità. Anche perché vanno velocissimi, se non sbaglio il record della pista appartiene proprio a un Kamikaze 2. Dicevo, esattamente, a esattamente. Sì, sì, sì. adesso a, a settembre ci sarà la gara del campionato europeo, l'anno scorso c'era presente Neuville perché parecchi piloti del campionato del mondo rally posseggono una, una vettura del genere e la utilizzano per allenarsi, quindi se loro che veramente guidano la macchina si allenano con questi mezzi vuol dire che hanno veramente delle, diciamo delle doti nascoste da, da poter dare sensibilità certo. al pilota. Mi sembra di capire che lo fa anche il pacca, continua ad allenarsi. E <ride> si diverte, oltre che a. a Domenica è stato proprio divertente. divertente. E si diverte Tu, Davide, hai mai provato Carcross? No? no. Carcross, mai provato. se passa al Carcross? No, no, lui, lui va, va col car, lui si allena col kart il, il classico kart mm -hmm. su pista. E ogni sì, tanto ogni tanto mi diverto. Ogni tanto prendo mano anch'io volante. Eh, beh, sì. Ci sta. Mi diverto, mi fermo lì. <ride> hai già avuto comunque delle auto sportive? Sì, in passato sì, 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 sì. quando ho smesso con le auto sportive ho iniziato a mettere il casco ho avuto due Subaru impresa e una Clio Clio Sport 2000 eh beh, Sono con mente la... la malattia Purtroppo è la stessa la malattia <ride> è quella <ride> la malattia quando, è la quando ti prende quell'embolo diventa difficile guarire Ed è vicino. contagiosa e non c'è vaccino Bravo. <ride> Bravo. E, qua, e quando inizi a correre diventa difficile, fai salti mortali per riuscire a correre, perché purtroppo sappiamo tutti che eh, diventa difficile a livello economico e tutto, ma tutti eh, facciamo di tutto per riuscire a, a fare una gara assolutamente sì, domanda sì sì, vai, vai. il fai binomio Paccaniella-Bozzo, andrà avanti ancora? stavo per chiedere <ride> la stessa cosa no, ho detto fra quanto vi rivedremo in macchina insieme, eh, se c'è già qualche adesso progetto? Adesso sicuramente a Selvino, sicuramente eh, a Selvino eh. Eh, dove è iniziato l'amore? Dove è iniziato l'amore e, <ride> e vedremo di esserci ancora. E poi vediamo, adesso stiamo lavorando con i budget, sto, sto definendo la, la mia partecipazione al Rally di Milano, che vediamo se, se riusciamo a chiudere il budget, mi, se, mi piacerebbe essere presente a questa man nuova manifestazione che stanno promuovendo in maniera particolare per le vie di Milano e eh, mi piacerebbe essere presente soprattutto perché è la prima edizione quindi sarebbe, sarebbe proprio un, un, una, ciliegina una ciliegina sulla torta, sulla torta esatto. della, della e poi stagione. vediamo nel, nell'arco della stagione come, come si mettono i budget e, e da rivalutare quindi vedremo ancora sì, probabilmente ancora a Monzino anche il discorso budget, eh, oggi è difficile trovare gli sponsor ma purtroppo è sempre più difficile. Ma ne sono sempre tanti. Eh, sempre perché sono piccoli, allora <ride> 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 metto tanti adesivi. <ride> <ride> per quello dice esattamente. No, eh, è un problema abbastanza on oneroso, nel senso che purtroppo ricorrere in macchina ha dei costi veramente elevati. E reperire i fondi non è sempre facile. Bisogna veramente fare dei sacrifici, avere la costanza, avere la serietà. Purtroppo c'è tanta gente che non è seria. Eh, e quindi questo ti permette di avere una continuità anche con i tuoi sponsor e i tuoi diciamo partner. Come in tutti i settori, la serietà paga sempre, andare, quello è fondamentale. Assolutamente. Eh. Davide, tu, sponsor? Eh, sponsor come diceva lui, al giorno d'oggi è difficile, eh, bisogna avere contatti, bisogna avere conoscenze soprattutto, e soprattutto persone che credono anche in quello che, quello che vuoi fare. Eh. Marco, secondo te hai un asso nella manica? Per quanto riguarda gli sponsor? No, per quanto riguarda il navigatore. L'asso della manica ce l'ho da parte. Punto. Non è nella manica perché vabbè, non ci sta, però è Dai, in la macchina. La... No, no. Permetti, dove sei nato, scusa? Ad E abiti? Adesso. Boh, basta. E, Detto tutto. <ride> non quindi, ce l'ho cioè, nella manica, quello. ma ce l'ho in macchina. Ce l'hai in macchina, quindi... No, no. Allora, quindi la... Diciamo le... il binomio penso che prosegua perché vabbè, Davide come... Ho sempre detto è molto bravo, mi dà una carica particolare quando c'è bisogno e quando invece c'è eh, tensione perché non, non si riesce a trovare la giusta, eh, il giusto feeling con la macchina. Mi tranquillizza perché mi aiuta a sentire determinate sensazioni che io magari non sento e lui riesce a percepire da parte. Quindi eh, si è creato questo buon feeling e sicuramente andrà avanti. Infatti quello che diciamo sempre, l'intesa fra è pilota e è fondamentale. E fondamentale per ti permette di per andare avanti, e di ottenere tutti i risultati. Lui da parte riesce a capire se io posso spingere o sono già al limite. Chiaro. E da lì poi lui con le sue parole, con il suo, la sua cadenza, riesce a tranquillizzarmi o a O a darti o quella incitarmi. carica in più, come abbiamo visto appunto nel camera -car di cui parlavamo prima. Sì, certo, serve sempre... Non riesci a raggiungere la prima gara, servono gare, gare, tante wow. gare una dietro l'altra e cerchi di capirti come benissimo. Io posso capire a lui quando, tra virgolette, rallenta un po' il passo o oltre è mai andato, una volta. E... <ride> quando rallenta un attimino il passo cerchi sempre di dare un qualcosina in più. Certo, magari in quel momento non sono al 100% io e di conseguenza magari anche lui vuole le note un attimino prima o, una, o quando sono mai un attimino in anticipo. Ci parliamo sempre, mi dà la comunicazione, ci sistemiamo sempre. Ci si vuole feeling, e feeling lo ottieni dopo tante Chiaramente gare. Chiaramente, correndo insieme. Sì. Quante gare avete fatto insieme? 11. 11 gare, quindi già mi sembra che. Abbiamo abbia già un buon, un buon, un buon equilibrio dai un buon equilibrio Davide mi ha detto che vorrei arrivare il più presto a 50 gare quindi pacca mi raccomando faremo, faremo il possibile per, fare, <ride> per, far, per farlo arrivare a 50 ne mancano ancora 10 per cui mi sa che quest'anno quest non un riusciremo po due, a, <ride> però mai dire mai magari non quest'anno però con no, l'anno sì. prossimo Festa, potresti farcela assolutamente quest'anno è quasi impossibile da sì, 40 ne mancano 10 vediamo da avvicinarci <ride> un passettino alla volta no, anche perché lui non è che corre solo con me eh? ha anche certo, altri piloti infatti. a cui con cui corre, per cui magari si può avvicinare più velocemente al risultato di 50. Ma ti me lo diceva prima che seleziona accuratamente che corre solamente con chi eh si giust fida. Giustamente, giustam giustam anche perché eh, in eh. macchina si è in due, primo, e la vita è una sola. Quindi Bravi. bisogna Quindi. sapere con chi si sale, che abbia sale in zucca, che abbia eh, così. Poi l'incidente può sempre capitare. Certo, però la se guardiamo è... i piloti professionisti, anche loro fanno incidenti e capita che demoliscono la macchina, però... Se uno proprio spegne il cervello e va a occhi chiusi, è meglio che vada da solo. È meglio che vada da solo, esatto. Ho una domanda per te, Oscar, oh no. prima di chiudere <ride> mi in crisi. Eh sì, perché siamo ormai in chiusura, e non posso togliere solamente il pacca e Davide. Da 1 a 10, quanto ti manca, quanto ti manca driver? 11 eh, ottima risposta, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io vado a chiudere. Sì, perché siamo eh, veloce, veloce, davvero? Ho riscoperto due persone, due amici due professionisti grazie, grazie. È troppo buono No, è, è la verità anche prima l'ultima cosa, cosa che fate prima di partire quant'altro ti fanno capire che sì, la concentrazione non sono lì per giocare, per ridere, per scherzare ma sono lì perché davvero lo fanno con passione è arrivato sicuramente come fai tutte le altre cose quindi di beneficenza e quant'altro certo. gli si illuminano gli occhi quando parliamo sì. del Mickey Motor Day quando parliamo di situazioni come quella eh sì. dimostra, chi, tutto. dimostra tutto ma chi lo conosce lo sa sì, quindi sì. non c'è bisogno che siamo noi qui a, a ricordarlo ancora una volta eh. è stato davvero un piacere riavere in studio e ti grazie. aspettiamo grazie, ancora Oscar Bogani grazie Oscar, grazie, Lugani, grazie. Grazie Oscar. Grazie Davide, grazie, grazie mille, per grazie a voi. Pac, noi probabilmente ci rivedremo presto, sicuramente, sì, forse la prossima settimana sì, esattamente, ci, ci rivediamo. Senza ombra di dubbio. Ti ripreparo la, la postazione, Sicuro. torni qua con noi. <ride> grazie ancora a tutti, l'appuntamento è sempre con Driver TV, sempre la prossima settimana. Grazie Ciao. e buona serata.